Sì, al Piper. 15 giorni con i Rocks c'erano, sì, proprio il Piper nel periodo d'oro. Praticamente io a 15 anni conobbi Corrado Bacchelli, che fu produttore dei Nomadi, Alan Sorrenti, e qua siamo col primo gruppo che accompagnava la sua ragazza, la Christina Hansen, che era la sua fidanzata, sì, la sua fidanzata, e però cantava e faceva anche, fece la comparsa in un film di Fellini, Tre passi nel delirio. Allora lui aveva bisogno, cioè insomma, ci conoscevamo perché appunto il Bar Italia era frequentato da questi personaggi, produttori e non. E per cui mi chiese di, per una strana amalgama, insomma, una sorta del destino, di entrare subito a far parte di questo gruppo, che poi continuò ad accompagnare Piero i Cottonfields di Asti, Piero i Cottonfields. Qui siamo al Bar Italia, di fronte al Bar Italia, qua davanti addirittura. Quindicenni però. Questa era la sala prove. Qui al basso appunto con Christina Hansen. Questo invece è il primo concerto che fece a Modena al Circolo della Stampa, con Gianfranco Anderlini all'armonica. Il Circolo della Stampa era in via Canal Grande, locale abbastanza nuovo per quei tempi. Qui eravamo su a un concerto, e questa era parte, diciamo, del primo gruppo. Poi dopo 8-9 mesi, frequentando il Bar Italia, proprio un giorno mi ricordo, Corrado mi disse: vuoi venire a suonare i Nomadi? Ho detto sì, va bene. Allora sì, ho mollato il gruppo che c'avevo, sempre buoni rapporti, perché logico, sì, non è che c'era. E abbiamo cominciato a fare delle prove per diversi mesi giù a Novellara. Ho avuto occasione di vederli quando avevo 13 anni, che facevano le foto per l'LP Un figlio di fiore. No, noi non ci saremo, per quando noi non ci saremo, un album bellissimo. Mi ricordo che li vidi con questa Ford Escort, avevo una Ford verde, e andai verso di loro per chiedergli autografo. Avevo avuto 13 anni, perché loro avevano tutti 7 anni in più di me. Io quando avevo 18 anni loro ne avevano 25. Ma questo me lo ricordo proprio come se fosse. E appunto il segno del destino ha voluto che entrassi con loro. Insomma, abbiamo cominciato a fare delle prove, perché noi a quel tempo facevamo, il repertorio era diviso in due parti. C'era, siccome in Europa in quel periodo c'era l'onda progressive, c'erano gli Yes, i Led Zeppelin, c'erano i Genesis, e loro, insomma, diciamo, in questo periodo loro erano un po' fermi ancora agli anni 60, ma un po' tutto l'ambiente musicale era fermo in quel periodo. Allora insomma ci voleva una spinta nuova, una innovazione. Allora cominciamo a preparare delle cose un po' copiate, un po' arrangiate da noi, sulla falsa riga dei Genesis, cioè arrangiavamo dei pezzi, e lo spettacolo era diviso in due parti. C'era la prima parte arrangiata con tutte queste cose nuove, la seconda parte invece dei vecchi brani loro riproposti, insomma, in chiave, esatto. Poi con Saint Vincent insomma in finale, cioè arrivavamo in semifinale, poi arrivò qualcun altro, però siccome vendete un sacco di copie, questo Io Vagabondo, loro decisero insomma di ritornare sulle vecchie orme, insomma riproporre insomma i loro programmi, il loro repertorio. Allora lì insomma ci dividemmo, dopo 9 mesi insomma ognuno, io ripresi poi a fare orchestrale, insomma poi ebbi occasioni insomma di suonare con degli altri, ecco. Poi ci siamo rivisti, abbiamo registrato durante il periodo. Ha litigato, insomma, sì, c'erano delle idee un po', sì, c'era un po' di frizione, come posso dire, c'era, insomma, non eravamo allineati al 100%, insomma, diciamo all'80, al 60, via. Allora sì, c'era qualche discussione, vabbè, ognuno prende la sua strada, poi eri molto giovane, 18 anni, cioè non è che dicevi, oddio, perdo questo lavoro, sono rovinato, no? C'erano delle porte, almeno nella tua testa c'erano delle porte aperte. Durante, sì, a Saint Vincent ho incontrato un bel po', mi ricordo Maurizio De Nudada, Peppino Di Capri, Albano, addirittura siamo andati a casa sua con Corrado, perché Corrado conosceva mezzo mondo, Alan Sorrenti, addirittura
che ho frequentato anche per un certo periodo, mi chiese appunto di andare a suonare con lui, solo che io avevo in testa i miei pezzi, gli ho detto ma adesso non c'ho tempo. Prima di andare con i Nomadi mi avevano chiamato l'equipe, andai su là in via Bodoni credo, solo che ero troppo giovane, non ero ancora pronto, cioè suonavo già però non ero ancora diciamo, non avevo ancora la materia in mano, per cui si risolse tutto come così, una visita e basta. Era appunto quel posto dove dormì Jimi Hendrix, addirittura a casa loro, sì. Via Bodoni, non mi ricordo. Lei mi ha raccontato Sì, di Jimi Hendrix, passati da sì, a loro. casa sua, sì, è vero, è vero. Infatti io me lo ricordo, mi ricordo lì al Bar Italia quando aprirono l'Equipe Bazar, vendevano Sì, delle quello sì, giacche, certo. vendevano, era una boutique, bellissima, c'erano delle giacche che costavano 48.000 lire, cioè che erano tipo, non so, 900 euro, per dire. Però erano dei simboli, c'erano delle giacche quasi irraggiungibili per dei ragazzini come noi. Io avevo una Gibson, che una diavoletto, la SG, che mi portò da New York Franco Ceccarelli, che ce l'ho nelle mie foto, però purtroppo l'ho venduta perché una sera quando suonavo con Jimmy James Browning, non so se te lo ricordi, era quell'uomo di colore che, un uomo di colore, sì, un tipo di colore che abitava a Modena e era un cantante. Adesso è andato a Bolzano, c'era l'altra sera appunto. Mi portò questa chitarra da New York, era una diavoletto come questa, solo che era eccezionale, avevo un legno, un'intonazione. Dopo appunto 2 anni fa ne ho voluto ricomprare uno uguale, che però purtroppo ha delle caratteristiche diverse. Questo è Beppe Carletti. Questo è Giampaolo Lancellotti, poi c'è Augusto, Umberto Maggi e Amos. Questa è una delle foto più belle perché è anche molto grande. Che anno Questa era? è del 72, queste le abbiamo fatte a Milano prima di fare il disco, di entrare in sala d'incisione. Io poi tra l'altro ho fatto due o tre brani con loro, ho inciso Quanti anni ho, Vola e Eterno. Guarda, questa è molto bella anche. Questo è un discografico. Eravamo in un ristorante. Anche questa è molto carina. Qui eravamo in autogrill. Dopo una piccola discussione. Questa è una foto che ho fatto nel cortile d'Augusto, vedi, mi sono fatto seppellire sottoterra, vedi la faccia che esce, lui mi annaffia. Surrealismo degli anni 70. Interessante. Il surrealismo. Questa è molto bella, eravamo a Saint Vincent, a Aosta, al Festival Disco per l'Estate. E qui parte la carrellata, qui mi stava venendo a prendere Augusto, vedi, stavamo andando a suonare. Qui abitavo in via Paolo Ferrari, dove tu appunto prima mi ricordavi di essere venuto. Questo è Paolo Lancellotti, qui vedi gli occhi da beatnik che avevamo, vedi gli occhiali, se fosse stato a colori, questi erano rosa, sul rosa, li comprai a Riccione, proprio questi occhiali. Qui eravamo a tavola, c'è Augusto che dà una coltellata al disco d'oro, vedi? Eravamo a Riccione. Bello questo. Tandem, qui è del materiale da far sfogare tutti i modenesi. Ecco, questa è una foto che mi ha mandato l'anno scorso, uscì con Panorama, un CD con una compilation dei Nomadi. E allora io, incuriosito, così cercai l'indirizzo del fotografo e lo chiamai. Lui mi mandò come regalo questa foto molto grande, le altre sono un po' più piccoline. Vedi, qua eravamo appunto, vedi, io vagabondo era 12°. Poi dopo qualche giorno, cioè la seconda sera, in semifinale arrivavamo secondi. Poi calammo, insomma, vinse un altro, non mi ricordo neanche chi. Anche questa è molto bella. Sempre qua, al disco per l'estate. Qui a Riccione, mangiavamo gelateria qui con Paolo e Augusto.
Questi vabbè sono stralci di giornale. Ecco, questo qua è il CD che è uscito l'anno scorso, che è una compilation. Poi abbiamo sempre delle foto tratte dagli anni. Questo è abbastanza a colori. Questo è un tandem, eravamo a Riccione anche qua. Questa è molto bella, e poi c'ho le riviste se vuoi vederle. Vedi, Augusto, eravamo a cavallo, in tre. Poi con i nomadi, appunto, un gruppo di nomadi. Ecco, questo è un paio di pantaloni dipinto da Augusto, che me l'ha fatto per il mio compleanno. Qui eravamo cotti perché la sera prima eravamo stati su in piedi.